quarta edizione del Sicilia Jazz Festival, la serata del sabato con grande protagonista al Teatro di Verdura a Risa, una delle voci più caratteristiche del panorama musicale italiano, ma al Real Teatro Santa Cecilia l'appuntamento del sabato sera è con Fabio Crescente e con il tributo a Giacomo Pastorius, un concerto emozionante, coinvolgente, che ha visto ovviamente la grande partecipazione degli appassionati del jazz. E allora, non soltanto a Risa in questa serata del sabato, ma anche questa masterclass con protagonisti Crescente e Vasapolli. Sono molto felice di essere qui ancora una volta quest'anno. Io organizzo uno dei più importanti festival in Olanda, ad Amersfoort, e siamo collegati come festival con diversi conservatori olandesi, quelli più importanti. Abbiamo portato vecchi giovani talenti olandesi che suoneranno sul palco del Sicilia Jazz Festival con altri musicisti di questo importante conservatorio di Palermo e i loro maestri. Tutto questo per me è non solo importante oggi, ma soprattutto per il futuro, i giovani musicisti, e creare un humus forte in tutto il mondo. Con il nostro network partecipiamo a 25 FM festival in tutto il mondo, e il nostro intento è quello di portare giovani musicisti in tutti questi festival, tant'è che alcuni giovani musicisti di questo conservatorio, del conservatorio di Palermo, verranno ad agosto da noi all'Amersfoort Jazz Festival a suonare con i loro maestri. Questo è lo spirito bello, no? Coinvolgente, c'è stata grande empatia anche con il pubblico. Assolutamente sì, so già cosa vi chiederete, ma voi che ci fate in mezzo, almeno io, perché lui è giovane, io sono un po' meno giovane, che ci fate in mezzo a tutti questi giovani? Io mi nutro della loro energia, solo così riusciamo a portare avanti un profilo didattico di un certo tipo, perché io insegno il basso elettrico qui in Conservatorio a Palermo, lui è il mio collega che si occupa della parte dell'orchestra, la parte della scrittura, gli arrangiamenti, e è dunque sempre pieno contatto con tutti i giovani di questo territorio. E poi il profilo internazionale è stato anche questa, diciamo, questo mix internazionale è stata la chiave, forse, giusta? Sì, sì, è importantissimo, appunto, perché noi da un po' comunque stiamo cercando di far uscire Palermo ai nostri studenti, perché anche io parlo a nome del mio collega in conservatorio, e fargli fare tutte queste collaborazioni in Europa. E quindi è stato anche molto bello vedere questa realtà di giovani, perché loro hanno tipo 20 anni, chi 22, chi 18, insomma, sono veramente molto agguerriti. C'è stato un feeling meraviglioso, abbiamo fatto una sola prova stamattina, però siamo riusciti a montare un bel repertorio, una bella prima parte dello spettacolo. Quindi questa è una cosa molto bella, cioè il fatto che la musica è un linguaggio universale. Da me come direttore mi è bastato, insomma, ci siamo capiti veramente subito. Bello. Poi il tributo anche a una icona assoluta, no? Decisamente sì, Giacomo è la storia del basso elettrico. Il tributo nasce sempre dall'idea di far studiare la storia agli studenti, perché tutto parte comunque dalla storia, poi c'è l'evoluzione, ma è fondamentale conoscerla attraverso anche questi progetti. Quindi è importante che io metta in scena, insomma, tributi di questo tipo, soprattutto quello di Giacomo, che ripeto è proprio l'inizio del basso elettrico così come in maniera moderna viene concepito. Lo sviluppo di un progetto del genere qual è secondo te? Beh, allora, intanto bisogna fare una ricerca intelligente anche di gusto, proprio della scelta del repertorio, perché c'è tanta musica, appunto, di Giacomo e anche di altri artisti del jazz, quindi quella è la prima fase. Poi
fase degli arrangiamenti è fondamentale, soprattutto quando non ci sono delle cose magari edite o delle partiture già esistenti. È molto bello anche approcciarsi in maniera inedita a questi pezzi che sono sempre stati magari presentati in forma di quartetto, di trio, ed è molto bello creare una veste orchestrale, e lì proprio c'è anche grande spazio per la creatività in questo senso. Insomma, grazie, 100 di questi progetti anche oltre. E vai, sì, assolutamente sì. Thank you.
Ooh.
We'll be right back.
Come on, come on over.
Sono stata ad aprile in India grazie al direttore Alexander Beats, che mi ha voluto portare lì per farmi fare questa bellissima esperienza. Adesso sono qui e sono veramente felice di fare questa esperienza, perché suonerò con una big band dove ci saranno anche musicisti siciliani e i loro maestri. Spero tanto che tutto questo continuerà anche in un futuro prossimo, perché queste esperienze per noi giovani sono di grande arricchimento. Sono molto onorata di essere qui oggi, perché è un momento di grande emozione ma anche di connessione, grazie alla musica che si baserà molto sul mambo, quindi una musica molto allegra, di unione principalmente. Lo scopo infatti è quello di creare un'armonia tra tutti i musicisti che saranno sul palco insieme. La cintura y los hombros igualito que los cubanos.
decirte cómo fue. No sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. Michel Huisman, tuinman. We'll be right back.
de la mar. Cumbia que florece, te quiero cantar. Selva morena, brisa de la mar.
más trabado en los bongó. Di Dorelli e di Arigliano e neanche di Fontana, di Cigliano e Celentano, eppure ho tanta voglia di cantare a perdifiato da quando di te sono tanto innamorata. Canto anche se sono stonata, perché sono letteralmente impazzita per te. Senti, canto così sottovoce, la mia voce in genere non piace. Da cinque mesi canto il mio amore in sordina, perché, caro, temo di farmi sentire da te. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando ad urlare con voce da sordina.